È stato un De Luca a tutto campo quello che stamattina ha inaugurato la nuova sede dell'INPS a Battipaglia in Via della Previdenza. Il governatore, a margine della cerimonia di apertura, ha fatto il punto sulle tematiche più importanti che riguardano il territorio di Battipaglia e della Piana del Sele, a cominciare dalla questione rifiuti. L'area di Battipaglia è l'area più dinamica dal punto di vista economico della provincia di Salerno ed è una delle aree strategiche della regione Campania. Abbiamo ormai a Battipaglia il più grande polo industriale vero della provincia e dell'area sud della Campania. Abbiamo una grande, grande agricoltura, abbiamo imprese agricole di grandissimo livello che portano quasi il 60% dell'ortofrutta sui mercati del nord Europa. Adesso sta nascendo un polo di interscambio per la mobilità che è davvero importante. La regione ha finanziato il Più Europa con 12 milioni di euro. Sta nascendo una grande area di parcheggio a ridosso della sede dell'INPS. Abbiamo 300 posti auto di parcheggio interrato. Dovremo lavorare per portare l'alta velocità anche a Battipaglia. Sapete che i vagoni, le motrici dell'alta velocità arrivano qui a Battipaglia anche per le manutenzioni, quindi apriremo una trattativa con le Ferrovie dello Stato per vedere di avere almeno due partenze, arrivi importanti dell'alta velocità fino a Battipaglia. E poi dovremo completare un programma di investimenti, in modo particolare per la realizzazione di un sottopasso che colleghi le due parti della città di Battipaglia saltando il nodo ferroviario. Allora, ci sono le condizioni per davvero creare una stagione di sviluppo. Per gli impianti già esistenti non possiamo fare altro che trovare intese consensuali. Chi ha un'attività imprenditoriale è a posto con tutte le autorizzazioni, non è che puoi andare a chiuderla. Siamo in uno stato di diritto. Quello che dobbiamo fare è garantire che ognuno che sta a Battipaglia sia responsabile delle emissioni in atmosfera e delle, come dire, e degli impianti di controllo, perché nessuno può pensare di stare su un territorio rendendo l'aria irrespirabile. Siccome ci sono tecnologie per fare lavorazioni in tutta sicurezza, questo dobbiamo sicuramente pretenderlo e chi non si adegua alle tecnologie di controllo può perdere le autorizzazioni, questo sì, chi sta a posto può continuare a lavorare. Per eliminare, come dire, la multa, la sanzione europea per infrazione ambientale, dobbiamo completare anche la bonifica delle discariche. Devo dire che da questo punto di vista abbiamo avuto ai governi precedenti una dotazione finanziaria importante. La più grande discarica ovviamente che abbiamo in Campania sono le ecoballe accumulate fra Giuliano. Sono 4 milioni di tonnellate, l'ira di Dio, un passo alla volta. Stiamo cominciando a togliere questi depositi di ecoballe. Abbiamo tolto anche a Eboli, c'era una discarica che abbiamo bonificato. Abbiamo ancora decine di migliaia di tonnellate nella caserma di Persano. Adesso vedremo di estendere questo l'appalto che hanno vinto alcune imprese sempre per le ecoballe a Napoli Caserta, vedremo di estendere l'incarico anche per liberare Persà. Insomma, c'è un grande campo nel quale dobbiamo lavorare con sensibilità, con attenzione ai territori, ma anche senza ideologismi, perché non possiamo più avere rifiuti per terra se diciamo no a questo, no a quello, no a quello. La Campania ha deciso di non fare più termovalorizzatori. Però questo significa realizzare impianti di compostaggio e incrementare la raccolta differenziata. La principale criticità ovviamente l'abbiamo nel comune di Napoli, perché se solo la città di Napoli arrivasse, non dico al 70%, ma al 55%, 58%, la Campania si attesterebbe sulla media del 62% e avremmo raggiunto quindi l'obiettivo nei confronti dell'Europa. Grandi questioni ovviamente a cui è legato il futuro di questi territori. Ci la stiamo mettendo tutta, ci auguriamo che per il piano per il lavoro varato dalla Campania ci siano tanti giovani, ragazze e ragazzi che possano andare l'anno prossimo a lavorare nei comuni della Campania. Dalla provincia di Salerno ho visto che hanno aderito al piano per il lavoro una 80ina di comuni. È una bella opportunità che abbiamo per mandare a lavorare diplomati e laureati. Presidente, il nuovo piano ospedaliero come può essere giudicato? Un miracolo,
semplicemente un miracolo. Abbiamo ottenuto tutti i risultati che volevamo, noi, non quelli che fanno propaganda con i tweet, che non c'entrano niente. Abbiamo difeso i punti nascita che erano in discussione e anzi abbiamo rilanciato, ottenendo l'approvazione per fare idea di primo livello, quindi non solo i punti nascita. Qui dobbiamo essere persone responsabili, dobbiamo sapere che sotto i 1000 parti l'anno le condizioni di sicurezza per i bambini e per le partorienti non sono garantite. E quindi il DEA di primo livello significa non solo tenere aperto il punto nascita, ma migliorare le tecnologie, lavorare per avere anche la terapia intensiva neonatale, cioè creare strutture per le quali se c'è un'emergenza per il bambino hai la possibilità di curarlo. Temi complessi. Comunque ci siamo presentati a testa alta, il piano ospedaliero è stato approvato, credo che firmo oggi il decreto per il piano ospedaliero. Questo significa approvare definitivamente il piano per il personale, perché senza il piano ospedaliero non puoi sapere quanto personale serve, e quindi partiamo con altre decine di concorsi. Abbiamo la possibilità di stabilizzare i lavoratori precari, medici, infermieri, entro dicembre di quest'anno, altrimenti non potremo farlo più. Veramente è un lavoro gigantesco. Abbiamo migliorato di molto i livelli essenziali di assistenza, i tempi di pagamento, abbiamo avuto una bella riduzione per le liste di attesa, dobbiamo fare di più. Ma insomma, credo che davvero abbiamo svoltato nella sanità campana.